nuovo video. Oggi è un video molto speciale perché si tratta del video sulla mia attrezzatura video, del video che mi dà il giramento di parole. Comunque sono qui oggi per registrarvi questo video speciale perché saranno anni che mi chiedete informazioni sulla mia attrezzatura e ho deciso di registrarvelo anche perché ho una new entry e partirei proprio da questa new entry, ossia da come avete letto dal titolo, questo nome strano che si chiama Zihun Crane M, che sarebbe uno stabilizzatore. L'idea mi è partita proprio da questo perché aspettavo mi arrivasse, in realtà aspettavo di fare l'upgrade della videocamera per farvi un video dettagliato della mia attrezzatura video, ma credo che sicuramente quando farò l'upgrade vi farò un altro video dedicato e magari ci aggiungerò qualche chicca per farvi vedere come monto i video, come edito i video, quindi qualche backstage segreto, non lo so, una roba del genere. Oggi sono qui per parlarvi in modo dettagliato della mia attrezzatura e niente, spiegarvi come lo utilizzo, una roba veramente semplice per me, ovviamente, perché oramai sono più di 4 anni che sono su YouTube e ho imparato questo hobby che per me è diventato anche un bellissimo lavoro. Col tempo ho imparato a rendere più professionali i miei video, o almeno spero. E grazie a questo stabilizzatore che questo video è possibile perché l'idea, come vi ho detto prima, già ce l'avevo, però aspettavo di fare l'upgrade. Grazie a Zihun, che è un'azienda che produce stabilizzatori e accessori appunto per le videocamere. Loro sono stati così carini da fornirmi appunto il Crane M, che è quello che ho qui. Questo è lo stabilizzatore in questione ed è una cosa veramente perfetta. Molti di voi si chiederanno che cos'è questa cosa. È semplicemente uno stabilizzatore motorizzato, quindi quando voi andate a registrare i video, se correte, se camminate, se semplicemente state fermi e cercate di reggere la vostra videocamera, normalmente la videocamera tende a registrare in modo un po' traballante, quindi vi serve uno stabilizzatore. Questo stabilizza il video, quindi tutto ciò che la videocamera riprende è molto più fluido e stabilizzato. Questo è la versione M del Zihun Crane 3-axis gimbal, quello un po' più grande di questo, ma entrambi tengono comunque videocamere importanti come una reflex, come può essere una reflex. Ovviamente questo ha un tot di peso, ma ve ne parlerò in modo più dettagliato in un altro video. Adesso volevo mostrarvelo e iniziare a farvi vedere appunto che cos'è questa meraviglia e come riprende. Sto ancora imparando ad utilizzarlo perché questo è uno di quegli accessori che desideravo da un sacco di tempo. Sapete che sono diventata una specie di malata di queste cose, divento sempre più pignola col passare del tempo proprio perché imparo nuove cose, scopro nuove cose, il dettaglio diventa una specie di fissazione e quindi sì, piano piano sto per prendermi le cosine giuste per poter fare i video come dico io, anche se i miei video rimarranno poi sul mio canale, non andranno chissà dove o non diventerò chissà chi. È una cosa mia, mi piace vedere i video in un modo perfetto con una determinata qualità, anche se non sono perfetti, anche se la qualità non è il massimo perché utilizzo la stessa videocamera da un sacco di tempo, che è la Canon EOS 600D, che è quella che sto utilizzando adesso, che è molto in fondo. La sto utilizzando con un obiettivo da 50 mm, con fuoco 1.8. Lo dovete mettere, in parole povere, molto lontano e voi dovete stare a metà tra la videocamera, la fotocamera e lo sfondo per avere un effetto blur, un effetto sfocato, e il classico effetto bokeh delle pallone giganti che poi in realtà sono delle microlucine. Quella roba lì. Per iniziare va bene e infatti la consiglio a chi vuole iniziare a fare video su YouTube. Per me sta diventando vecchiotta anche perché inizio a vedere che la qualità è totalmente diversa da quella che vorrei e quindi sì, sto aspettando che esca la fotocamera della vita per poter fare il mio upgrade. Però è stata una fedele compagna per questi anni su YouTube, ha iniziato con me questa grandissima passione e quindi la porterò sempre nel cuore la cara Canon EOS 600D. Non ha la messa a fuoco automatica, infatti per chi se lo fosse chiesto, no, faccio tutto a mano e anzi utilizzo il remoto. È una domanda che mi fate in tantissimi. Il remoto sarebbe un cavo attaccato alla fotocamera che poi va attaccato al computer e con l'applicazione apposita che si chiama EOS Utility 2 in questo caso, voi riuscite a vedere quello che state registrando, quello che comunque volete fotografare. Infatti io guardo spesso in basso perché ho il mio MacBook qua sotto, infatti guardo spesso in basso per vedere se sto ancora registrando perché mi dà i minuti e i secondi di quello
quello che sta registrando e ogni tanto si interrompe. Questa cosa infatti è una roba che succede a tutti quelli che hanno, credo, delle reflex, perché soprattutto Canon credo faccia questa cosa, perché dopo 10 minuti si ferma. È una roba tipo per salvaguardare la fotocamera, essendo una fotocamera e non una videocamera. Una domanda che spesso mi fanno è se la fotocamera è diversa dalla videocamera e quale occorre acquistare per poter fare dei video su YouTube. Io personalmente consiglio una fotocamera per fare video su YouTube beauty, o comunque se si vuole poi anche fotografare quello che voi andate a creare sul vostro canale. Ad esempio, io faccio pochi tutorial ultimamente, lo so, perdonatemi, però quando faccio i tutorial mi serve anche una fotocamera, cioè mi servono anche delle fotografie, la fotocamera comoda per quello. Se avessi preso una videocamera super power, ok, quello che volete, le foto le avrebbe fatte in una qualità minore, sarebbero state in secondo piano. È un po' di tempo che sto iniziando a notare dei difetti in questa fotocamera, proprio perché è normale, nella vita si migliora e quindi si notano anche determinate cose che magari all'inizio possono sembrare fantastiche e con il passare degli anni la tecnologia va avanti, e per me è rimasta un bel po' indietro questa fotocamera. Però ripeto, la consiglio a tutti coloro che vogliono iniziare, anche perché la qualità non è per niente bassa, anzi, però voglio fare quello step in più. Infatti il mio secondo acquisto era stata la Samsung NX3000, che utilizzavo per i vlog, per i weekly vlog fino a qualche mese fa, e adesso è nelle mani di mio fratello, gliel'ho regalata a lui perché anche lui si diverte a fare i video, queste cose qua, e è stata anche lei una fedele compagna per credo 2-3 anni. Aveva un difetto sia l'audio, era troppo compresso, non mi piaceva, infatti per questo la Canon EOS 600D è ottima come audio, solo che mettendola lontana, come in questo momento, io ho bisogno di un altro microfono che mi aiuti a registrare l'audio, perché altrimenti registrerebbe l'audio malissimo. Adesso vi faccio sentire come in realtà registra il suono senza il microfono e come in realtà è la voce con il microfono. Tornando alla Samsung NX3000, quella mi piace ancora molto, ma potete cambiare anche qui gli obiettivi. Anche quello è un ottimo acquisto. Se non volete spendere troppi soldi per una reflex e volete anche una macchina che sia comunque abbastanza trasportabile e meno pesante della reflex, che è molto importante da tenere anche in giro, fa delle ottime foto e a volte ho trovato una qualità superiore rispetto alla Canon EOS 600D, e i video li fa molto molto bene anche a luce scarsa, devo dire. Si vede un po' di rumore al buio ovviamente, perché non è che ha un'apertura della Madonna. È comunque una compatta cheap rispetto a altre fotocamere, videocamere, ecco, un po' più costose. L'altro acquisto che ho fatto, che è quella che sto utilizzando da un mese a questa parte, un mese e mezzo, quasi due, è la Sony RX100 Mark V. È uscita a novembre del 2016 e questa è la fotocamera della vita per adesso, perché appunto la tecnologia va avanti, magari tra un anno mi sarò già stufata, ma non credo, perché se ho portato nel cuore così tanto tempo la camera, non è la Samsung fino all'altro giorno, questa mi sa che rimarrà nella top 3 per un po'. E questa fotocamera costa parecchio, siamo sopra i 1000 euro. È stato un ottimo acquisto e lo rifarei, sì, perché è veramente veramente figa. Questa fotocamera in particolare registra anche in 4K. Non l'ho utilizzata spesso, ma nei video che avete visto voi ancora non l'ho utilizzata, perché dopo un tot di minuti si surriscalda e appunto smette di registrare. Mi pare che ha un'autonomia di 5-10 minuti, ora non ricordo, però registra benissimo in HD, super HD, un sacco di FPS, che sarebbero frame per second, quindi gli scatti delle varie sequenze. Non sono brava, cioè nel senso, io so cosa la videocamera, la fotocamera registra, ma non riesco a spiegarli in modo tecnico, perché non vorrei neanche fare figuracce. Comunque, per fare l'effetto slow motion, questa registra a un sacco di frame al secondo, proprio per poter catturare più momenti in un movimento e poter avere la fluidità del video rallentato. E in questo modo io riesco a fare un sacco di slow motion, anche delle cose che riprendo, non solo delle persone. Mi piace un sacco. Io ve la straconsiglio, ovviamente, se avete un po' di soldini da spendere, per coloro che sono pignoli e minuziosi e perfettini come me nei video, io ve la consiglio perché è veramente ottima. Per poter fare un video decente con Modern Geisha avevo acquistato la GoPro Hero 4. Dopo neanche un mese e mezzo è uscita la Hero 5 e io, sfortunatissima e stupidissima, potevo aspettare, ma comunque non mi sarebbe servita più di tanto, perché poi avrei acquistato questa. Quindi diciamo che è figa,
però è figa solo per fare i video sott'acqua, perché adesso avendo questa non ne trovo più l'utilità, anche perché tende a sgranare un pochino l'immagine, l'Aero 4 non è super perfetta. Sì, diciamo che l'avevo acquistata per quel video, era uscito molto molto bene, in post produzione avevo aumentato la saturazione, avevo reso un po' più vivi i colori, un po' più scuri gli scuri, insomma avevo modificato un sacco in post produzione. L'editing è la parte che preferisco, ma non ci voglio spendere un sacco di ore dietro per modificare le luci e tutto quanto. Quindi la Hero è figa, la GoPro è figa, se dovete fare dei viaggi, se dovete fare dei video sott'acqua è stupenda. Queste sono le fotocamere che in questo percorso di YouTube ho utilizzato e sto utilizzando. Parlando di luci e settaggio di tutta la mia situazione video, utilizzo tre softbox normalmente per questi video ben illuminati. Sono delle softbox semplicissime che avevo acquistato su eBay da un sito, da un venditore tedesco. Utilizzo anche una luce dietro sugli sfondi, questa qua è una semplicissima luce con lampadina daylight, quindi luce fredda, e degli sfondi sono semplicissimi cartoncini che trovate in qualsiasi cartoleria. Cerco di utilizzare un ISO super basso per non avere l'effetto sgranato e troppo, insomma, troppo rumoroso della fotocamera, del video. Più luci avete nel vostro studio meglio è, ma dovete abbassare comunque l'entrata di luce nella fotocamera, perché altrimenti diventa effetto Barbara d'Urso, e no, anche no. Però attenzione a non abbassarla troppo, perché altrimenti vedrete delle linee di luce che farà, insomma, un effetto bruttissimo. Parlando di microfoni, normalmente cerco di registrare con il microfono interno della fotocamera che sto andando ad utilizzare, ma quando la fotocamera è molto lontana utilizzo il microfono esterno. Questo microfono Rode che ho ricevuto per il mio compleanno da Benefit quest'estate, però non l'ho potuto utilizzare e sfruttare molto perché la scheda audio della Canon EOS 600D è troppo vecchia, quindi più di quello non può registrare, e io sono rimasta molto delusa quest'estate quando ho iniziato a montarla e a fare le varie prove audio, perché l'audio era comunque uno schifo, e infatti mi chiedo ma come mai. Purtroppo la scheda audio quella è e quella rimane, quindi quando farò l'upgrade della fotocamera e ci monterò sopra questo, l'audio sarà nettamente migliore, potrò sfruttarlo al meglio. Mentre il microfono che sto utilizzando in questo momento è il microfono delle cuffie del telefono, dell'iPhone, con l'applicazione di registrazione che c'è interna proprio nell'iPhone. Semplicissimo, io avvio la registrazione dal telefono e avvio il video. Quando appunto sono partite entrambe le registrazioni, semplicemente faccio questo, batto le mani, e quando vado in post produzione a montare l'audio con il video metto nello stesso momento il suono con il battito, così almeno ho l'audio che va insieme al video come dovrebbe andare. Altri accessori che utilizzo che mi servono per poter creare video su YouTube, comunque poter creare contenuti su tutti i miei social, sono batterie che servono sempre per la fotocamera, servono non una batteria, non due, ma almeno tre batterie, perché comunque col passare degli anni le batterie tendono a durare sempre meno, quindi più batterie avete meglio è, meno diventerete pazzi nel cercare di cambiarle e aspettare che si caricano, quindi prendete più batterie, piuttosto investite in questa cosa, ma le batterie servono. Un altro acquisto che ho fatto è questo telecomandino, che l'avevo fatto proprio agli inizi, è un telecomandino Canon, ma esistono un sacco di telecomandini di altre marche che potete trovare, insomma, su eBay, su Amazon. Serve per fare lo scatto remoto, quindi voi semplicemente vi sistemate dove volete fare lo scatto, schiacciate il pulsantino e lei da là scatta, quindi mette a fuoco e poi fa la foto, mentre se spostiamo la parte di questo bottoncino in basso o in alto, insomma adesso non mi ricordo, comunque la fotocamera schiacciando il bottoncino partirà con la registrazione, quindi è comodissimo. Se in questo caso non volete toccare lì, spostarvi, fate un casino, con questo fate tutto da seduti comodamente. In più, se collegate un filo che va dall'uscita della fotocamera all'entrata USB del computer, con l'applicazione EOS Utility 2 voi potete vedere quello che state facendo, potete anche bilanciare, fare il bilanciamento del bianco, cosa molto importante se la vostra fotocamera magari ha un colorino un po' arancione o un po' viola o un po' verde. Questo è perché non è stato fatto il bilanciamento del bianco. Normalmente quando comprate una fotocamera, una qualsiasi fotocamera, il bilanciamento del bianco è automatico, però se così non fosse, o tante volte magari non bilancia bene, c'è un'impostazione nel remoto o anche comunque nella fotocamera per poter bilanciare il bianco automaticamente. Quindi voi prendete un foglio bianco, lo piazzate davanti alla fotocamera, se lo fate dal remoto dal computer c'è questa specie di pipetta, voi la selezionate, la pipetta la fate andare sul foglio bianco che vedete nello schermino del computer,
lei bilancerà il bianco in base al bianco che avrà visto, quindi i colori poi saranno più veritieri. Mentre se lo fate dalla fotocamera, semplicemente fate la foto a un foglio bianco, possibilmente nella luce dove dovete registrare, non è che andate fuori, fate la foto al foglio bianco e poi tornate dentro. No, questo è la vostra postazione video. Mettete davanti un foglio bianco, fate la foto e poi dalle impostazioni selezionate quella foto e lui bilancerà il bianco in base alle luci che avete al momento. Un po' complicato, lo so, però spero capiate. Se volete vi faccio anche qui una cosa super approfondita. E ci tengo tanto a parlare di queste cose perché per me è una vera e propria passione. Ripeto, non sono una professionista, non ho mai studiato queste cose, le ho imparate io col tempo, però spero di poter condividere con voi le mie informazioni e aiutarvi, non so, a sperimentare e a diventare più capaci. Anche perché vedere un video di qualità è una cosa bellissima, io spero che tutto il popolo di YouTube smetta di essere geloso e invidioso di non dire dove compra gli sfondi o di non dire dove, che cavolo ne so, dove compra le fotocamere o le softbox o le robe, perché veramente io apprezzo quando un video è di qualità e spero che tutta YouTube impari a fare video di qualità, anche se non si hanno soldi, ma cercare di abbellire il proprio canale e magari utilizzate soprattutto la luce del sole, dell'entrata dalla finestra, perché è la luce migliore di tutte, però io non sono così fortunata, quindi mi tocca usare tutto sto ambaradam. Altri accessori che possono esservi utili sono la memoria esterna, che io ho comprato grazie a Human Safari, perché avevo chiesto a lui delle informazioni, a Nicolò. Ciao, non guarderà mai questo video, però vabbè. Grazie a lui ho avuto un sacco di dritte e quindi niente, ho comprato questa memoria esterna. Perché lui l'aveva linkata nel suo info box, cercherò di linkarvela anche io se mi ricordo, comunque vi rimando ai suoi video dove parla di queste cose veramente super super super. È una persona bravissima, lo stimo tantissimo e mi ha dato un sacco, cioè mi ha dato una mano veramente. E quindi ho preso questa memoria esterna perché mi aiuta ad appesantire meno il computer quando vado a lavorare, quando vado a fare l'editing e tutto quanto. L'editing è un'altra cosa, io utilizzo Final Cut Pro X, io uso un MacBook Pro da 15 pollici, vi lascio tutte le informazioni del mio computer qua o comunque nell'info box, così sapete anche che computer utilizzo. È stata anche qua una spesa, un investimento, perché non riuscivo più a montare i video con l'altro computer e devo dire che lavoro veramente bene, sono molto contenta di questa cosa. Questo è tutto quello che riguarda cosa c'è dietro ai miei video, behind the scene. Spero di essere stata esaustiva e di avervi raccontato, insomma, tutto. Per quanto riguarda questa bellissima cosa, se volete vedere come la utilizzo, come si imposta, dove la potete prendere, insomma, come faccio a utilizzare, a fare i video spettacolo con questa, fatemelo sapere con un bel pollice in su, mi raccomando, che vi faccio il video molto molto volentieri, vi spiego come si utilizza. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo. Ciao!